inaugurazione bisogna dirle almeno due parole, e le parole più belle sono che questa realtà possa veramente contribuire alla legalità, perché la vigilanza significa vigilare perché tutto vada bene, vigilare perché ognuno faccia il proprio dovere, vigilare perché solo così ci vogliamo veramente bene. Mi sembra strano, io quando nella strada incontro o carabinieri o vigili o persone che sono chiamate a stare là per creare l'ordine, trovo tanto piacere, perché dico, sto con le spalle coperte, sono sicuro, i nostri ragazzi possono camminare tranquilli, le nostre famiglie sono al sicuro. E allora veramente invochiamo dal Signore la sua più eletta benedizione, perché benedica attraverso l'opera anche dell'Europol, possa portare tanto contributo ed essere e coadiuvare tutti insieme perché il paese e il territorio possa crescere conforme a quelli che sono i disegni di Dio. Il rispetto che diventa amore, il rispetto che diventa camminare insieme, il rispetto che diventa anche un benessere morale, religioso, sociale per tutti. Con questo augurio invochiamo la benedizione di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore e gli ha fatto cielo e terra. Signore, benedici queste istituzioni, fa che quanti in esse lavorano trovano sempre il tuo conforto, la tua protezione, il tuo amore e siano motivo di promozione per la nostra società. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Facciamogli un applauso a tutti quelli che lavorano. Complimenti all'Europol, siamo orgogliosi di avere questa presenza nel nostro territorio. Ringrazio il tenente Trovato, l'amico Critti, quanti opereranno in questa importante funzione, in questa importante funzione di servizio. Si inserisce, ecco perché qui la mia presenza non è solo una presenza di amicizia, di stima che ho per Critti. La presenza qui con questa fascia tricolore, ringrazio il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il dottore D'Incerto, e perché ha un significato specifico, particolare. Noi nel nostro territorio, anche per le vicende che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, un territorio difficile, Castelvetrano, Campobello, di Mazara, la presenza di Messina Denaro, questa grande lotta di contrasto alla quale le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza cercano di fare terra bruciata con tutta la nostra solidarietà, il nostro apprezzamento, deve fare in modo però che la società, la Chiesa, le associazioni, il mondo civile, gli imprenditori facciano in modo di non girarsi dall'altra parte, di uscire fuori dall'omertà e di capire che se siamo tutti insieme la battaglia la vinceremo, perché la mafia non è cattiva solo perché ammazza, la mafia è il cancro della nostra vita, del nostro territorio, dello sviluppo economico, dell'occupazione, del lavoro. E quando non c'è lavoro, non c'è occupazione, manca la libertà e siamo soltanto delle cose inutili. E allora, siccome cose inutili non lo siamo, io credo che proprio la fede, anche negli insegnamenti della Chiesa e soprattutto la vita vissuta di ogni giorno, ci deve portare a fare diventare della sicurezza uno dei punti centrali della nostra vita. Il nostro territorio da più di 3 anni ha una videosorveglianza diffusa che amplieremo ancora di più, agiamo in sintonia con le forze dell'ordine, l'Europol rappresenta un'ulteriore pietra, un'ulteriore pietruzza miliare nella costruzione di questa strategia che non è fine a se stessa, non è formalista, ma ha una ricaduta sostanziale nello sviluppo e nella tenuta del territorio. Ecco perché la fascia qua oggi tricolore, che rappresenta la comunità. In questa città c'è la mafia, si è dimostrato negli ultimi fatti recenti ma anche nel passato, ma è una piccola parte, è una parte minuta, minoritaria, che dobbiamo emarginare e sconfiggere, perché la stragrande maggioranza, la città, il gonfalone di Campobello, è schierata con le forze dell'ordine, è schierata per la rivincita sulle forze del male, e alla fine il bene, la Chiesa ce lo insegna, vince sempre sul male. Il problema è anticipare i tempi, cercare di perdere il meno tempo possibile per vincere questa grande sfida, questa grande battaglia. E allora nel contesto di questa iniziativa io vi dico sin d'ora che noi come amministrazione saremo ben lieti, caro tenente, a poter dare il nostro contributo perché si rafforzi ancora di più la collaborazione che abbiamo con voi, perché l'aiuto alle forze dell'ordine a viso scoperto, senza nascondersi,
e rimanere in prima linea è un dovere che abbiamo nei confronti della società, nei confronti nostri, ma soprattutto avere l'orgoglio come uomini di poter guardare negli occhi i nostri figli senza vergognarci. Auguri e buon lavoro. La mano l'uno. Tante mani, dice il padre Pisciotto, a Dio lo benedice, è vero o no? Benissimo. Se vogliamo da dentro.